Riguardo la signora Eligia Ardita, stavo dicendo defunta in Leonardi. È meglio parlarne mangiando un panino. Non la conoscevo affatto. Bella, una bella donna, una bella sposa. Quando ho visto la foto del matrimonio col padre, leggendo gli articoli inerenti, e se va, che bella moglie che ha cacchiato Cristian. Da non dirsi. Bella, buon'amma. Ma a prescindere dai sentimenti, nel seguire un caso di cronaca bisogna disinibire affetti riflessivi o di rispetto riguardo a una giovane donna uccisa in questo modo. Or dunque, io sono un maestro d'arte e decoratore, non sono né un avvocato né un criminologo, ma siccome è un caso pubblico nazionale, in un diario pubblico esprimo le mie opinioni. Fermo restando opportune specifiche. Ma la infermiera Eligia, in che reparto ospedaliero lavorava? Questo è importante per una mia indagine morale. È una cosa che mi sorge da quel vomito e le tracce che hanno rilevato recentemente con delle strane fluorescenze sul pavimento e il vomito dopo aver bevuto la camomilla, a parte la gravidanza, certo, e le percosse del marito prima dell'omicidio. Ovvio che si vomita. Ma in quel vomito, e questo è il punto, la differenza fra procura e mass media, cosa è stato trovato a parte cibarie? A me non viene da vomitare se parlo di queste cose. In TV dicono, ah, se si può dire scusa la parola, vabbè, ma non è cosa che tu lo stai mangiando, ma comunque mangio il panino. Ma cosa c'era in quella camomilla? Qualcosa di strano che hanno bevuto assieme tutte e due quella notte, dopo la visita del padre di lei, che certamente amava entrambi il padre, certo.